Non più difesa e contropiede, ma dovrà necessariamente alzare il baricentro la squadra di Lopez. Onazzi, Klose finisce giù, chiedo scusa, Perea, adesso Klose in area, Klose ancora accelera, non c'è nessuno dentro l'area, Klose sterza, attenzione, calcio di rigore, fallo di mano di Pisano, e Miro Klose, dopo aver sbloccato la partita, va a conquistare il rigore, giallo per Pisano, e la Lazio ha la possibilità di colpire una seconda volta. Allora, in diretta mi è parso calcio di rigore netto, ovviamente siamo molto lontani dalla nostra postazione. Adesso andiamo a rivedere, lui va a sterzare e la mano insomma va direttamente sul pallone. C'è il movimento sul pallone del braccio. Sì, devo dire che come cambiano le partite. Nel miglior momento del Cagliari la Lazio trova anche delle buone giocate grazie al lavoro secondo me di Perea con Klose, ma soprattutto alla personalità di un giocatore che solo con la sua presenza incute timore. Candreva sul dischetto, questo rigorometro di Antonio Candreva. È stato un rigore contro l'Udinese quest'anno. Decimo di gioco. Candreva.